Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blil87 e bentornati sulla Porco Mondocraft. Bene, innanzitutto voglio ringraziarvi per aver superato il traguardo dei 3800 iscritti, in questo caso 3808, quindi davvero grazie a tutti e vi regalo una patata, dividetevela in 3800 perché uno ve ne posso dare. Oggi come prima cosa andremo a mettere gli ultimi tre blocchi alla pepita d'oro di Higuain, intanto un saluto al muro d'oro, grazie a tutti quelli che ne fanno parte. E andiamo quindi a mettere questi ultimi tre blocchi d'oro, perché Higuain ha fatto tutti questi gol nella mia Road Division 1. Ne ha fatti anche molti di più, però noi avevamo come obiettivo di riempire una pepita. Perfetto, spacchiamo sta terra e vaffanculo. Attento! Allora, come vedete qua ho creato una sorta di impalcatura. Sono andato un po' dal Nether, ho fatto un po' di stragi di cuori, ho preso un sacco di quarzo e ho fatto questa sorta di impalcatura qua. Qua sopra, dato che questo qua ragazzi è il 50° episodio della Porco Mondocraft, volevo costruire un monumento al numero di episodi, diciamo così. Quindi al primo piano verrà 25, che ormai l'abbiamo passati da parecchio, 25 episodi, qua andrà 50 e qua alla fine in fondo 100. Logicamente partiremo da un 25 in argento, in questo caso ferro, andremo poi ad un 50 d'oro e poi scontatissimo un 100 in diamante, quando logicamente arriveremo a 100 episodi, se arriveremo a 100 episodi, che ne sai che poi non ci arriviamo. Intanto qua i miei conigli hanno proliferato abbastanza, sono già cresciuti pure tutti quanti, magari farò una piccola strage un giorno di questi, tipo una carneficina. E andiamo a prendere il materiale che ci serve per fare la nostra costruzione. Allora io non so precisamente quanto me ne serve, quindi me ne prendo un buon quantitativo e vaffanculo. Trasformo anche questi in blocchi, che ne sai che mi servono in futuro. Ecco qua, 35 blocchi d'oro. Penso che basti, noi mettiamo questi a posto e andiamo a ultimare, o meglio a iniziare il nostro monumento agli episodi. Logicamente i numeri verranno in misura crescente, quindi il 25 sarà tipo piccolissimo, forse manco si capirà che è un 25. Il 50 verrà a grandezza del counter degli iscritti e il 100 verrà enorme. Allora, qua poi spaccherò il blocco sotto, stessa cosa faccio di qua. Tipo, non si capisce che è un 25, ma forse manco spaccando questi. Fatemi sapere se sembra un 25, a me sembra tipo uno di quei cosi romani brutti abbastanza. Quindi, 25 episodi li abbiamo fatti ormai da 25 settimane, possiamo andare a fare il 50. Ok, 5... e qua un bello 0 e i blocchi mi sono anche avanzati. Buttiamoci in acqua e vediamo com'è venuto. Logicamente non avevo molto quarzo, quindi mi sono un po' arrangiato con i ciottoli, poi magari fatemi sapere voi un materiale adatto, facilmente reperibile, per mettere, per fare i pilastri, che con i ciottoli sono abbastanza bruttini. Ecco qua, abbiamo il 25 e dietro il 50, visto in angolo logicamente fa molto più effetto. Immaginatevi là in fondo un 100 in diamante. Volevo sottoporvi una domanda, più che altro una proposta volevo farvi. Ho in mente di fare una terza serie di Minecraft, che logicamente non andrà a intaccare queste due serie principali, la To The Diamond e la Porco Mondocraft, bensì sarà una cosa aggiuntiva che farò però ogni tanto, quindi non avrà cadenza fissa, quindi non intaccherà neanche la scadenza di queste serie. Mentre queste serie escono un venerdì una e l'altro venerdì l'altra, questo uscirà a cazzo in settimana ogni tanto che c'ho il tempo di girarla. Ora chiedo a voi, preferireste una serie hardcore, cioè con una sola vita, che in poche parole quando poi muoio cancello il mondo? Logicamente su PS4 non c'è l'hardcore vera e propria, però giocando in hard poi si vede che muoio, quando poi sono morto cancello il mondo e è caput. Oppure preferireste una serie giocata in relax, quindi senza mob, senza problemi? Una serie su un mondo dove solo mi dedicherò a costruire cose a caso. Tipo costruiamo un villaggio, va, partiamo da una casetta oppure da un villaggio già costruito e mano a mano ingrandiamo le cose. Tipo, che ne so, tipo Clash of Clans, dai, che molti mi dicono Clash of Clans, Clash of Clans.
partiamo da un piccolo villaggio, un piccolo buco, e man mano che abbiamo i materiali ci evolviamo a fare una città vera e propria, magari con i palazzi. Quindi la scelta è vostra, se serie hardcore o serie relax costruzioni. E dato che a breve avremo bisogno di parecchi diamanti, oggi ce ne andiamo un po' in miniera, sperando di essere minimamente fortunati come nella Two the Diamond. Noi mo ce ne andiamo nella tomba del Wither, dove abbiamo ucciso il Wither, perché là sotto di solito si trovano sempre cose molto carine e sfiziose. In caso un giorno ci costruiamo anche qua una bella miniera organizzata come quella dell'altra serie. Ok, questa qua sarà la nostra via. Ovviamente io, da persona molto furba, non mi sono portato la pala dietro, quindi mi toccherà scavare tutto col piccone. Via. Andando dritto per dritto all'infinito dovrei trovare qualcosa, logicamente, si spera. Poi questo piccone che sciotta è anche un problema, perché potrei farmi un buco ai miei piedi e cadere magari in qualche dungeon o in qualche fossa di lava e morire in maniera esageratamente orribile. Con questo piccone prendo direttamente la pietra, non prendo i ciottoli, quindi magari poi riusciremo anche a fare mattoni di pietra utilissimi, magari per rimpiazzare i blocchi di ciottoli sotto diamanti. Attenzione, mentre parlo, diamanti, via via via. Poi il concetto lo finisco dopo. Quanti diamanti so? So già 10 diamanti, ragazzi. Dicevo, questi blocchi di pietra poi posso magari raffinarli in mattoni di pietra e utilizzarli per fare i piedi dell'impalcatura della nuova struttura che abbiamo fatto. Già i primi 10 diamanti sono entrati in saccoccia. Mettiamo questa terra a terra e continuiamo la nostra scampagnata. So che vi porto spesso in miniera. Ancora diamanti! Wow! Dicevo, so che vi porto spesso in miniera con entrambe le serie, però Minecraft è questo, ragazzi. Se non scavi su Minecraft non sei nessuno. Coglione. Logicamente si scherza, però ridendo e scherzando siamo già a 24 diamanti. Attenzione, attenzione, abbiamo trovato un collegamento ad un altro posticino simpatico. Dove siamo? Ah, qua c'è un'altra galleria mia. Ah, perfetto, tornando indietro di là spuntiamo alle spalle della nostra galleria appena costruita. Abbiamo fatto questo giro qua e siamo spuntati qua. Un collegamento abbastanza inutile, non mi porta a nessun'altra parte. Pensavo mi collegasse a qualche altra miniera. Diamante, guarda dov'era, guardalo. Cioè, io qua ci sono passato, c'è la mia scala qua. Guarda dov'è il puttano, guardalo. Ed è solo. Un triste diamante solo. Non è vero, non è solo. Dai, bella lì, guardalo. Finiti? Sì. Vediamo un po' quanti sono. Sono 31 diamantini. E noi adesso continuiamo per questa strada qua, perché ci piace, ci piace. Però dai, raga, 31 diamanti sono ottimi. Penso possiamo tornare a casa lo stesso. Guardalo. Ho iniziato il concetto e ho trovato i diamanti. Ve l'ho detto, ragazzi, iniziate tanti concetti, troverete tanti diamanti, 2, che non sono manco moltiplicati assai. Vediamo se ce n'è qualcun altro. Ce n'è qualcun altro? Basta? Non è che spunta qualcos'altro in giro? No, 42 diamanti, sono buoni. Sarebbe stato bello trovarne 50 per festeggiare i 50 episodi, ma 42 si avvicina a 50, quindi va benissimo così. Ok, è giorno e notte, giorno e notte e notte, ma a noi della notte sinceramente ce ne frega poco e niente, perché noi con le nostre armi della Madonna spacchiamo i culi a tutti. Ecco qua, senza morire magari. Qualcuno di voi si sarà chiesto perché il creeper quando è esploso non ha fatto la botta, o meglio ha fatto la botta ma non è scoppiato nulla. Ho dovuto fare questa modifica al mondo, ovvero che non subisce danni ambientali da parte dei mob, per un motivo sostanziale che molti di voi già conoscono, ma che comunque mostro per chi è neofita del canale. Nessuno ancora mi ha consigliato un nome per questa bestia, e dato che l'ha vizzito, come vedete spara cose esplosive, per tenerlo in questa box ho dovuto togliere i danni ambientali, altrimenti sarebbe per sempre scappato, e invece io ce l'ho qua chiuso, imprigionato in una bull di vetro dalla quale posso sempre sfotterlo, mandarlo a fanculo volentieri, e ogni tanto ci posso anche dare qualche pugno, tanto lui danni non me ne può fare. Pure che mi ammazza a me, muoio dietro casa, quindi non è un problema.
Oggi concludiamo l'episodio nel Tempio della Patata. Io vi posso salutare qui. Credo che per me è giunta l'ora di congedarmi e a voi tante patate. Patata a tutti, ragazzi.